Abbiamo preso una giornata del campionato di Serie A italiano. All'interno del Caffè Noir vi proponiamo quello che è successo per la partita fra Fiorentina e Inter, finita con il risultato di 1-1. Contro la Fiorentina! Della Fiorentina e sorprende Dronkowski su. Ecco poi il Rui, lì è! 3-1 per la Lazio! Purtroppo i Juventini oggi non sono portiere viola, Terracciano. Oh, c'è stato Juventus, non c'era lui Juventino, questa è una vergogna, e poi parlano, ma che cazzo parlano, dai. Monachino, in Vaccucie. A chi? Monaco! Scusa, la riprendi qui. Comunque affronterà la domanda. Dalle tre! Spazio per il no, non è vero. Dai, Rovigliano, lo segniamo. Attacco la palla nella posizione di Lukaku, che di prima intenzione, nonostante la chiusura di Milenkovic, guarda come però buono. Rigore! Scuscia via De Vrij, Boateng, andare, uscita bassa, perfetto. E rigore! Ma vai al VAR! Ah, vai, è felice. Dipende pure che fa. Boateng, Castrovilli. Però si dirò. Grazie, 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 ma forza Viola, le partite, forza Fiorentina e la Juve, anche forza io perché il mio socio è della Juve, nonostante che sono laziale difendo il mio socio perché è Juventino. Poi il resto di questa sera, di questa partita non voglio parlare, se lo faccio male. Guardatevi la partita e vedete il risultato. Forza Viola! Come sta aspettando? E va, va! Forza! Oh! Beh! Ha fatto manco questo! Oh, Gennari! Oh, al vertice! Va bene così, va bene così! Al vertice! Sta cazzo di Juve Inter, porca troia, Gennà! Brevemente quelli che sono stati i risultati a partire da ieri sabato. Il Brescia che trionfa 3-0 contro il Lecce, il Napoli che perde 1-2 in casa contro il Parma. Il derby di Genova finito a vantaggio della Sampdoria con il risultato di 0-1, il Verona che pareggia in casa 3-3 contro il Torino, il Bologna trionfa contro l'Atalanta 2-1, la Juve che vince in casa contro l'Udinese con il risultato di 3-1, il Milan riesce solo a pareggiare con il Sassuolo per 0-0, la Roma trionfa in casa con la Spal con il risultato di 3-1. Carlo Tumini questa settimana mette in palio la solita bottiglia di Prosecco a chi indovinasse commentando per primo il risultato della partita in programma per lunedì sera alle 20.45 tra Cagliari e Lazio. Vi aspettiamo alla prossima puntata.